siamo con Angelo Tarateta, combattente di kickboxing, una settimana di distanza dall'evento, dal grande evento che c'è stato qui ad Ortanova, intitolato The Night of Kickboxing, dove parecchi atleti hanno combattuto, hanno stravinto gli atleti gerignolani. Bene, The Night of Kickboxing è stata organizzata proprio da Angelo Tarateta con Fabio Tarateta, i due fratelli, e con la collaborazione di Domenico Colucci. Angelo, vogliamo sapere da dove nasce questa idea e quali sono le motivazioni perché che hanno comunque portato all'organizzazione di un evento così grande qui ad Ortanova. Allora, l'idea di fare il The Night of Kickboxing nasce dalla passione per la kickboxing, dove io e mio fratello pratichiamo da molti anni. Siamo stati anche agonisti e nasce anche perché vogliamo portare la cultura della kickboxing in questi piccoli paesini dove non è molto conosciuta e si pensa sempre che la kickboxing sia uno sport violento. Invece non è così, sono quegli sport dove ti aiutano a tirare fuori il carattere e a socializzare anche con tutta la società. Bene, questo almeno il 2019 The Night of Kickboxing è stato il secondo evento, se non erro, seconda edizione? La terza edizione. La terza, quindi è stato un graduale aumento, dalla prima alla terza. Cosa noti di diverso nelle tre fasi, appunto nelle tre annualità? Sicuramente notiamo il pubblico che ci segue sempre di più in ogni evento che noi facciamo. Poi quest'anno è stata l'edizione più bella dove abbiamo avuto più complimenti e sembra aver avuto più successo. In effetti la mole di persone venute all'evento è stata molto 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 elevata. La passione per la kickboxing quando nasce e dove nasce? Allora, la passione per la kickboxing nasce ad Ortanova. Eravamo piccolini, andavamo in una palestra qui di Ortanova del maestro Antonio Festa, poi man mano diventando più grandi ci siamo spostati su Cerignola, dove siamo andati in palestra di Domenico e Sabino. Il nostro maestro era Domenico. Quindi parte dai Fathers Cerignola, dal team Colucci di Biceglia, sì. Quindi il vostro maestro era Domenico, siete cresciuti con Domenico. Poi c'è stato il momento della svolta, quale? Poi c'è stato il momento che per via di impegni lavorativi non riuscivamo ad andare in palestra a Cerignola ad allenarci e quindi abbiamo deciso di aprire la Combat Empire a Ortanova, sempre con la collaborazione del maestro Domenico e Sabino, a cui dobbiamo molto e ringraziamo tanto. Sì, si vede comunque anche lo stile del team di Biceglia Colucci nella vostra palestra. Da quanto tempo prima di tutto la vostra palestra è aperta? Allora, la palestra non ha nemmeno un anno, l'abbiamo aperta a ottobre 2018. Grazie a Dio abbiamo avuto un bel successo, abbastanza iscritti e vedremo l'anno prossimo se partiamo con una buona marcia, non possiamo lamentarci. Comunque in un anno sappiamo che gli iscritti alla palestra sono tanti e nello stesso tempo oltre alla kickboxing ci sono anche allenamenti di box, quindi sì, di pugilato. Abbiamo allenamenti di box seguiti dal maestro Severino Perriello che è di Foggia. Quindi una realtà molto grande ad Ortanova, considerato anche ciò che ci avete fatto vedere durante l'evento The Night of Kickboxing. La gente di Ortanova, o meglio le persone, gli amici, le famiglie, i bambini rispondono ai vostri segnali, non so, ai vostri eventi? Sì, quest'anno è stato la terza edizione che è stata quella che ha avuto più successo e comunque abbiamo avuto abbastanza complimenti, cioè non a caso abbiamo visto anche il pubblico che è rimasto fino alla fine dell'evento, quindi credo sia piaciuto a tutti. Ero presente anche io, non posso fare altro che confermare quanto dice Angelo Tarateta, organizzatore con Fabio Tarateta e Domenico Colucci della The Night of Kickboxing. Noi ci aggiorneremo anche perché dal momento in cui proseguiamo molto più che altro la kickboxing, non solo del maestro di Biceglia, del team di Biceglia Colucci, ma anche appunto spaziamo, torneremo qui ad Ortanova sicuramente nel prossimo inverno per
per vedere momenti in cui i vostri atleti si allenano. Cosa dirvi, Angelo? In bocca al lupo da parte di Cerignola Viva e della redazione. Arrivederci e vi aspettiamo in palestra e alla quarta edizione del The Night of Kickboxing. Ciao.